tirata, tiratissima, c'erano mille tensioni, mille motivazioni, è finita come forse doveva finire, vale a dire la vittoria al tie-break. Beh, questa volta è finita bene per noi. Le altre due precedenti ovviamente hanno avuto durata più breve, 3 set, queste 5 set. Giocata molto bene su alcuni fondamentali da parte di tutte e due le squadre. Fondamentale di battuta, anche oggi abbiamo sofferto sia noi che loro, però gli altri fondamentali, attacco, sicuramente sono andati qualcosina, cioè sono andati meglio in questa partita. È partita ovviamente con al Cardio Palma fino all'ultimo punto. L'abbiamo spuntata noi, siamo felici, siamo ancora in gara e andiamo mercoledì a svolgere la gara 3. Il pubblico ancora una volta, nonostante non fosse il più numeroso della stagione, è stato decisivo per ripetativo. Lo ha già dimostrato durante la stagione, ovviamente, quando il pubblico viene qua in questo palazzetto e si fa sentire. Ci dà una mano, perché non è una frase fatta il settimo uomo in campo, anche se sarebbe l'ottavo, considerando il libero. Però comunque anche oggi ci hanno dato una mano, hanno dato una mano a caricare i ragazzi che già lo erano, ma agonisticamente sicuramente ti aiuta il pubblico a giocare in casa, in questo palazzetto. Così è successo. Sei stato incaricato dalla società di parlare dopo quello che è successo, chiaramente con l'esonero di coach Bagnoli. Ti chiedo prima di tutto che settimana è stata. E come ho anche già dichiarato in settimana, sicuramente nonostante la notizia dell'esonero, che sicuramente ne avremo modo magari più avanti, intanto concentriamoci a quello che è il campo e il risultato, poi alla fine insomma ne discuteremo. Momentaneamente io, un piccolo inciso, insomma, come dire, voglio ringraziarlo personalmente per tutto quello che ha fatto durante una stagione, per quello che ha potuto dare come contributo, e gli auguro ovviamente un futuro pieno di soddisfazioni. Sono frasi fatte, ma alla fine c'è sentimento, nel senso che comunque abbiamo fatto una stagione insieme e quindi i rapporti umani rimangono. È una vittoria sicuramente, va visto anche i tifosi, dedicata a coach Colucci, perché chiaramente è un po' anche il simbolo di questa società, però come aveva scritto sui social, un po' è anche la vittoria di coach Bagnoli per quello che aveva fatto. Sì, non si inventa nulla in 3 giorni ovviamente. Il lavoro di Maurizio, come l'abbiamo anche avuto modo di dirlo già nella stagione scorsa, ma negli anni, perché nasce in questa società, è una persona insostituibile per quello che fa, per la pazienza, per l'impegno, per la conoscenza, la dedizione, i rapporti che crea con i giocatori. Lo si è visto oggi a finale del quinto set, dove praticamente i giocatori hanno esultato insieme a lui. È una persona che per questa società è fondamentale. Come hai detto già prima, 3 giorni ora sono pochissimi anche per preparare una sfida finale. Si gioca poi in trasferta. Servirà cosa? Motivazioni? Avere qualche guizzo in più magari da uomini che oggi non sono scesi in campo? Sicuramente. Dall'altra parte qualche uomo l'hanno sfruttato, perché il posto 4 Milan che è entrato, il centrale che al quarto e il quinto set ha sostituito Averin, sicuramente di là hanno usufruito un po' di più di noi. In altri 3 giorni, adesso dopo una partita così dove insomma le energie si consumano alla grande, sicuramente intanto pensiamo a recuperarle, le energie, quelle fisiche. L'altra cosa positiva sicuramente è che quella partita che giocheremo a Padova sarà altrettanta tensione anche Padova, perché anche per loro è un ventre fuori, mentre questa partita di oggi per loro non lo era. E questa potrebbe essere insomma un 50-50 come impegno almeno di testa. Poi impegni energetici e fisici, quello lo potremo sapere solo giocandola la partita. Vista come è andata la gara di oggi, bisogna crederci. Sì, lo abbiamo dimostrato già dal primo punto del primo set. Ovviamente i ragazzi sono ragazzi che ci tengono a far bene, come lo hanno fatto durante tutta la stagione, lo hanno dimostrato in parecchie occasioni. Sono ragazzi che sicuramente almeno a livello di impegno non si tirano indietro, e questo sicuramente
un plauso grandissimo da parte mia nei loro confronti. Grazie a te. Grazie.